Signore e signori, bentornati su Global Rally Network, la casa del Mondiale Rally. Un video, ecco, diverso dal solito, forse il video più difficile che abbiamo mai fatto dall'inizio del canale. Siamo sempre Paolo Sinavi e Salvatore Zuena, però ecco, prima di iniziare, io comunque farei questo video con un sorriso, perché è quello che avrebbe voluto Greg Breen. Sì, è stato un ciao a tutti ragazzi, abbiamo vissuto delle settimane molto difficili, non sapevamo neanche se fare questo video per appunto mantenere quel senso un po' di rispetto nei confronti del compianto pilota, però poi ci è venuto in mente, noi sui social siamo stati abbastanza piatti sulla scomparsa di Breen, abbiamo messo il logo, abbiamo reso un po' tutto in bianco e nero. L'unico momento in cui volevamo parlare di quello che è stato per tutti noi Craig Breen è questo video, lì dove ne abbiamo parlato è giusto, tanto. Ecco, il senso di questo video è giusto rendere merito a quella che è stata la carriera di Craig Breen. I sorrisi, i tanti sorrisi che ci ha strappato ogni volta che correva. E quindi buttiamoci subito e andiamo a vedere la spettacolare carriera di Craig Breen, che purtroppo però si è fermata troppo. Craig era il figlio di Ray Breen, un campione nazionale di rally irlandesi. Come molti piloti del motorsport in generale, Breen ha iniziato a correre sui kart nel 1999, proprio nel suo paese, in Irlanda. Nel 2007 è poi passato ai rally, seguendo le orme del padre. Nel 2009 addirittura arriva già il primo successo, infatti Craig vince il campionato Ford Fiesta Sporting Trophy con l'omonima Ford Fiesta Mach 5 ST. Ricordiamo che Craig è stato campione del mondo WRC Super 2000, conquistando un bel bottino di vittorie. Si è portato a casa il Rally Monte Carlo, Rally del Galles, il Francia, la Spagna. Bisogna sottolineare anche con che vettura, con la Peugeot 207 S2000 che state vedendo adesso a schermo. Nel 2011 Breen diventa campione WRC Academy, progenitore dell'odierno FIA Junior WRC, però già nel 2012, in particolare in giugno, arriva la prima stangata fortissima per Craig Breen. Infatti il suo navigatore, Gareth Roberts, rimase vittima di un incidente durante il Targa Florio, quinto round dell'Intercontinental Rally Challenge del medesimo anno. Purtroppo l'equipaggio irlandese andò a sbattere contro un guardrail, quest'ultimo entrò nella macchina e purtroppo per il povero navigatore, carissimo amico di Breen, non ci fu nulla da fare. Per intenderci, un incidente molto simile a quello che colpì Robert Kubica nel medesimo anno. E qui mi soffermo un attimo, perché già da questo momento per Breen la sua carriera sportiva cambiò, perché poi io credo che quando è tornato in macchina il pensiero, quel chiodo fisso del suo amico scomparso c'era. Breen lo diceva anche, che correva, continuava a correre anche per lui, perché ovviamente la memoria non può mai mancare. Assolutamente, in più quando è tornato lo scorso anno a correre il Targa Florio, Breen piangeva sul podio proprio perché non era riuscito a conquistare quella tanto amata vittoria che avrebbe voluto dedicare al proprio amico scomparso. Quindi sì, Breen, oltre il pilota, un grande uomo. Assolutamente. Nel rally di Catalunya a novembre, Breen vinse il campionato del mondo Super 2000. Molto emozionato, il pilota dichiarò: sono come un bambino, sono contento, non posso crederci di averlo fatto. Una gioia immane per... Nel corso delle stagioni Breen gareggiò con diverse vetture nella massima categoria, tra cui anche con la DS3 WRC, ma dal 2017 diventa pilota ufficiale della Citroën, scuderia con la quale guidò la C3 WRC Plus nel mondiale del 2017 e anche nella stagione successiva, ma non in tutte le gare, infatti si alternò con Sébastien Loeb. Nel 2019 e poi nel 2021 ha vinto il rally italiano di Sanremo. Nello stesso periodo ha preso parte anche a quello che è stato il campionato del mondo rally in modo part-time con un nuovo team, il team Hyundai. Nel 2021 però è stato annunciato che Breen si sarebbe spostato e si sarebbe unito ad M Sport
come pilota ufficiale e come pilota anche di punta, andando ad affiancare così Adrian Formeau e Gus Greensmith in tutti e 13 i round. Durante la stagione ottenne ben due podi, il cui il primo è stato al Monte Carlo e il secondo al Rally di Sardegna. Certo, bisogna dire che Brin nella scorsa stagione, come abbiamo ampiamente detto, è stato molto sfortunato. Aveva tutta la pressione addosso, a volte qualche errorino di troppo per tutta la tensione che c'era. Per un team che non era perfetto, i piloti arrivavano molto spesso al limite senza test e in più altre volte invece è stato tradito dalla stessa vettura. Ma come notiamo nel corso della carriera di Brin, continua sempre ad esserci l'Italia. Infatti Brin, forse più che irlandese, nel corso degli anni è diventato sempre più italiano. Sì, sarà per quella bandiera che ha ripreso colore, sì, però è rimasto sempre nei nostri cuori. Addirittura parlava italiano meglio di Paolo Sinari. Prima del Rally di Catalogna 2022, il suo navigatore Paul Nicol annuncia il ritiro e viene sostituito da James Fulton. Per la stagione 2023 Brin torna in Hyundai dopo una sola stagione, come detto, con Ford. Nel Rally di Svezia ottiene, pensate un po', il secondo posto dietro a un ottimo Ottanak. Brin purtroppo però ci lascia il 13 aprile del 2023 a Labor durante un test di preparazione proprio per il Rally di Croazia, quarta prova del campionato del mondo 2023. Purtroppo a seguito di un terribile impatto contro un palo di legno, ed è qui che si apre una riflessione, perché abbiamo visto le immagini della vettura ritornare e la vettura era praticamente intatta, era un finestrino, quel finestrino. Indagini hanno di Hyundai e Pirelli hanno detto non c'è stato nessun guasto tecnico, la macchina andava bene, le gomme non hanno ceduto, quindi un errore che ci può anche stare, che però con tanta sfortuna, perché davvero l'unico punto debole di queste vetture è il parabrezza. Ed è successo così. Non so se avete letto anche alcune testimonianze di diversi piloti e spettatori, abbiamo detto, sentivamo la macchina arrivare, a un certo punto l'abbiamo visto uscire di fuori di strada, abbiamo detto vabbè, adesso riparte, non è stato quel grande incidente. Eppure la macchina da lì non è mai più ripartita. Stessi piloti dicevano della zona, quel punto è sicuro, è difficile, è davvero improponibile. I team quella strada l'hanno visionata centinaia di volte prima di sceglierla come test. È impressionante. Io veramente, se pensiamo un po' a come è girato un po' è stato un cerchio per Brin, no? Nel senso che adesso non voglio esagerare, però il navigatore nel 2011, come detto, entra un corpo estraneo nella vettura. Dopo 11 anni quasi la stessa cosa succede a lui, come diceva Salvatore, forse ancora più mistico come incidente, nel senso che, come dicevano, era considerata sicura quella curva comunque. Un palo di legno entra e colgo la citazione di alcuni, poi non stiamo qui noi a fare le indagini, però effettivamente le Rally 1 sono sicure. Ma quando entra qualcosa dai vetri lì non puoi veramente far nulla. Fa male che era addirittura un palo di legno, cioè può sembrare una staccionata, ma quante abbiamo visto Formeau entrare tirò giù un muretto, ma davvero abbiamo visto incidenti terribili in confronto a quello che abbiamo visto. Ricordiamo però l'incidente di Tanak a Monte Carlo, che era una WRC Plus, ma queste Rally 1 sono la netta evoluzione delle Plus, dove è arrivata oltre 200 km/h, è piombato in un burrone, la macchina accartocciata, illeso sulle sue gambe. Abbiamo visto Neville tirarla nei primi test addirittura in una cascata. Sorto c'è caduto da un ponte sempre durante i primi test. Vabbè, Formeau l'anno scorso ha testato diversi modi per danneggiare la Rally 1 e comunque sempre. Non ce l'aspettavamo, ecco, un incidente del genere mortale su una Rally 1 non se l'aspettava nessuno, viste le comunque le grandi livelli di sicurezza. Poi quando parli di finestrini e vetri, no, ma la cosa che fa più riflettere quando si parla di purtroppo incidenti fatali nel mondiale rally, sempre escluse tutte le categorie,
L'ultimo decesso è stato nel 2005, quando morì Park, il navigatore, mentre l'ultimo pilota che morì in gara a Barrates, pensiamo un po', fu addirittura Harry Toivonen. Quindi capiamo. Certo, si è aperto subito il dibattito, queste vetture sono diventate troppo veloci, non ci siamo proprio. Questo non sta a noi dirlo. Questo non vogliamo far E polemica in questo non questo è video, neanche forse il assolutamente. video adatto, ne abbiamo già parlato di questa situazione. Quindi, Fatto sta che ragazzi. un'altra cosa che va detta è stato un weekend, quello della scomparsa di Brin, davvero Nero, nero, nero. perché nello stesso weekend, purtroppo in un rally Spagna, un altro equipaggio ha perso la vita, questa volta a bordo di una DS3 N5. Anche qui si parla di una, mo di, un di una moto, di una macchina comunque di nuova generazione, quindi lì ancora di più non è possibile che Poi succedano determinate bisogna cose. dire che l'incidente della N5, immagini, la vettura non esisteva niente più, come accartocciata. E lì forse una domanda rispetto all'incidente con l'R1, lì magari una domanda la puoi andarti a fare, perché come fa una vettura a schiacciarsi in quel modo? È una vettura rally all'avanguardia con le tecnologie del momento. Quello è stato un incidente ancora più, cioè lì non c'era scampo. Non c'era Non scampo. che Brin ne avesse, perché purtroppo quando succedono certe cose lo scampo non ce l'ha, e anche perché vanno a quella velocità. Il pilota ha un coraggio incredibile. Leggevo un po' un post, scusate, posso, del nostro amico Nicola Ardizzone, che ha detto: io ero in ricognizione quando è successo a Brin. Tornare in macchina a fare ricognizioni dopo, il pilota ha un coraggio immane, Assolutamente, in veramente. più diciamo che questo video uscirà poco dopo la fine del forse il round più difficile che i piloti abbiano mai corso, e lo hanno detto gli stessi piloti dopo lo shakedown, sentire le parole di Neville, di Tanak, fa riflettere. Ecco, detto questo però il nostro video si va a concludere, abbiamo detto un po' la nostra, ci tenevamo a ripercorrere la carriera di Brin, che si è sempre alternata tra mondiale rally e anche europeo, non l'abbiamo detto, ma Brin ha corso tante stagioni nell'europeo con la DS3 R5, col 208, con la Hyundai, con la Fabia, con la Fiesta, quindi un pilota che ha sempre corso tanto. E in più, un'altra cosa che quasi dimenticavo, ma è forse anche uno degli aspetti più belli della carriera di Craig Brin, il suo affetto per le vetture storiche. Non dimentichiamo che molto spesso dovevamo correre con le vere vetture da rally, come ci piace nominarlo, gruppo B, storiche varie. Tante volte è stato presente a Legend. Io ci tengo a dire, per fortuna abbiamo avuto il piacere di vederlo Di correre dal conoscerlo, vivo. di averlo commentato, veramente sono No, ma contento non di solo, averlo proprio qua. averlo toccato con mano dal vivo, Siamo ecco. contenti di questo, insomma. Poi, per andare in conclusione del video, Giuseppe Sensatore parlava di un brutto weekend. Una piccola menzione va fatta anche al pilota deceduto a Misano, se non erro, a Mugello, in moto, proprio nello stesso weekend, per un incidente. Quindi anche lì noi la nostra vicinanza, ormai questo è un video così, ragazzi, la nostra vicinanza va a tutte le famiglie, a tutti i familiari, a tutti gli amici, e al nostro motorsport, e agli sportivi che non devono mai mollare, ecco, e non lo fanno. Quindi, ragazzi, lo sport a cui siamo innamorati talvolta ci tradisce, però c'è poco da dire. Brin sarà sempre qua nel nostro cuore, lo porteremo Assolutamente sempre sì, con noi. e vorrebbe che in questo momento fossimo tutti con il sorriso a divertirci con i rally. Detto questo, si chiude questo omaggio e ci vediamo giovedì con l'analisi del rally del Croazia. E che dire? Da Paolo E da Salvatore è tutto. Ciao belli. ciao.